Amici di Antenna Blu, una buona giornata a tutti da Claudio Gambaro e sono qui in compagnia con Piero Campodonico, Perfetto, buongiorno. buongiorno, E buongiorno a tutti. siamo qui al Teatro Verdi di Sestri Ponente perché abbiamo questa rassegna Cine Govi e quindi Gilberto Govi, visto che il 28 di aprile sono i 50 anni, Della no? sua Della ripartita, sua ripartita. esattamente. E abbiamo quest'oggi in programmazione qua al Verdi il terzo dei quattro film che hanno visto protagonista Gilberto Govi anche in pellicola, perché era Esatto. pellicola. Dove si svolse la prima? Sì, la prima si svolse a Camogli, esattamente dove si svolge il film, in questa bellissima cittadina. Vabbè, adesso è inutile che qui in Liguria diciamo cos'è Camogli. Lui era molto in imbarazzo. La signorina disse che non era contento di come erano andate le cose, e peraltro, se la critica al solito con Govi cinematografico e spesso ha ragione, non fu entusiasta, il successo di pubblico ci fu e sono convinto che oggi i nostri concittadini sestresi ripeteranno quell'emozione perché veramente è un film che sa prendere. Molto modesto, citerò alla fine, se riesco a trovarla subito, lo dico in anteprima, una frase di Fabrizi. Sapete che lui ebbe anche dei critici abbastanza furiosi, non dico furiosi, pardon, dei critici abbastanza accesi, perché dicevano che faceva sempre le stesse cose, che era un teatro borghese praticamente di una Genova che neanche esistente, eccetera. Cito questo parere di Fabrizi, che ha riportato dal libro di Romana e Schmucker, proprio il mito di Govi. Su Govi attori, disse Fabrizi, il mio giudizio conta poco. Voglio dire che il giudizio non lo devo dare io attore, ma al pubblico. Ma quanto al repertorio goviano, è un genere che mi piacerebbe fare. Quelle che chiamano cose leggere, per me sono così po cose poetiche, sanno di mobili antichi, vanno amate come tutte le cose che appartengono al passato e si amano per questo. Quindi abbiamo una E beh, bella difesa di Govi da parte di un attore romano che con Govi ha spartito poco, insomma, ecco. e beh. E comunque Gilberto Govi, essendo appunto una maschera, essendo un improvvisatore, un caratterista anche, nonostante Caratterista, fosse, la moglie lo definisce un ma per caratterista, forza, sì, un perché caratterista. i tempi del cinema sicuramente per lui erano tempi, Assolutamente che inidonei, tempi che tempi, stretti. assolutamente, assolutamente. Allora, io però, visto che ora parliamo di Gilberto Govi, il motivo è questo, però se io incontro Piero Campodonico non posso non parlare del teatro radiofonico genovese, un po' perché io Sì. arrivo dalla radio Sì. e chiaramente, E Govi insomma, ha lasciato poche cose lo so, lo radiofoniche, so, lo eh? so. Anzi, diciamo pure che ha lasciato un ma se che pensu più detto che cantato, che non era eccezionale. Però ci sono delle commedie, questo è il pubblico bene che lo sappia, di cui si è persa la registrazione televisiva, di cui però rimangono le registrazioni discografiche che poi possono essere dette attraverso il mezzo radiofonico. E fra queste ce ne sono alcune molto interessanti, Tantu per Regula, l'ultima che presentò di Enrico Bassano, Il Porto di Casa Mia. Ecco, sono parecchie e quindi vale la pena di cercarle, ecco, Quindi anche in di vinile comunque goderle. si Anche in trovano vinile si ancora. trovano ancora, sì. E tra l'altro molte registrazioni televisive dell'epoca venivano fatte, se non sbaglio, in una sede della RAI in via San Luca. Parliamo No, di. parliamo di radio? Sì. No, lui non fece molto in radio. Sì, la prima sede della RAI fu San Luca. Lui però si produsse già in Piazza della Vittoria, perché quelle poche cose che fece le realizzò in Piazza della Vittoria e poi da Piazza della Vittoria ci fu Corso Europa, ma lui in Corso Europa. Giuseppe Marzari forse faceva le cose in via Ah, San Giuseppe Luca. Marzari, allora sì, parliamo di tutt'altro Di Giuseppe comico. Marzari faremo uno special di 20 ore, Se prima lo o poi. merita, perché ci sono tanti, tanti suoi pezzi che vanno assolutamente risentiti e goduti, sì. Bene. Ok, allora io chiaramente starei delle ore a parlare con Piero Ma avremo occasione, Campodonico, ben ma avremo volentieri, ci occasione mancherà anche altro, perché poi certo. dovremo anche parlare del Genoa, di Fabrizio De André, di tante cose. Fabrizio De André, io l'ho lo conosciuto, so, lo so. abbiamo fatto anche due Bystrokes insieme, perché quasi nessuno sa che comunque, malgrado la sua timidezza, nella Bystrokes era apparso. Ed era timido, questo lo possiamo assicurare, perché una volta cantò questo pezzo, ma vuole essere circondato dai boys, ma non per un fatto di eleganza, perché non voleva aprire il pubblico, cioè aveva bisogno di questa barriera fra sé e il pubblico. Ma se andiamo su È De André, una non vado più a fare storia, la insomma, conferenza se di cominciamo a cinema. parlare, cos'era? A Famiglia dell'Ippe, no? Il Ah, pezzo sì, a Famiglia di che Lipe l'abbiamo scritta scritta insieme, cioè, insieme. perché gentilmente lui si prestò a musicare due ballate in una rivista
Te presento Carussessu, che facevamo da studenti universitari, una specie di baistrocchi parallela, no? C'erano anche le ragazze, nel 69 al Duse, e tenemmo la sala per 22 sere. Famiglia di Lippe su testo mio e Ballata triste su testo di Petrucci, che sono tuttora in commercio, ahimè cantate da Piero Parodi. Da Piero Parodi, infatti, questo lo ricordavo. Sì, 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 sì. E su questo, ahimè, noi lasciamo andare Piero Campodonico, ci ritroveremo sicuramente molto presto. E grazie intanto. Ma intanto, se posso darvi appuntamento, qui abbiamo ecco. Questo Pigiasso Madurus su Cartà, che Tre atti di Nicolò Bacigalupo fu l'autore iniziale, fondamentale di Govi, no? Diciamo che il trittico di Bacigalupo può Pigiasso Madurus su Cartà, in manesima meana figia e cioè poi anche umà. Questa è una specie di nazionale, vede che sotto l'egida della Fita, no? Viene rappresentata questa commedia, che fu una delle prime di Govi, poi Govi non la riprese più perché non aveva un personaggio eminente rispetto agli altri, sono tutti abbastanza uguali e lei ormai ti ultimi anni vuoi essere lei e basta. E aveva anche ragione perché la gente voleva lui. Ecco, questa è una specie di nazionale, sono tutti attori presi da compagnie diverse, diciamo il meglio possibile, compatibilmente con le esigenze. Voglio dire, di giovani ce ne sarebbero stati tanti bravi, ma preso uno di una compagnia. Di caratteristici di certo tipo sarebbero stati diversi, è dovuto scegliere uno in modo da accontentare il maggior numero di compagnie possibile. Quindi non è detto che sia proprio la nazionale delle nazionali, però Gilberto Govi, 50 anni dopo, Pigiasso Madurus su Cartà, Teatro Verdi, 22 maggio. Noi ci rivedremo allora tra un mese qua, quanto sicuramente, meno, a fare ancora quattro chiacchiere. Senza. Grazie mille, ma grazie. Mi dispiace. Se motivi veniva anche, se motivi veniva anche prima, io non ci ho pensato, ci vediamo, dico magari ci vediamo. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Un saluto particolare allora agli amici di Antenna Blu, visto che ci seguono, che amano Govi, mi fa tanto piacere, ed anche a questa vostra trasmissione Breakfast, dico bene, a sì. Sesvol Giamatin. Sì. E qua Fugassa, questo Breakfast, qua Fugassa, Cappuccino. Fugassa, mettete dentro Cappuccino, auguri.